già ti obbliga alla solitudine per gran parte della vita, e quindi ho avuto sempre la massima disponibilità ad accompagnare gli altri strumentisti. E da qui la mia naturale scelta di non essere una solista. La musica da camera è da subito stata la mia inclinazione. Quando si suona da soli, le emozioni si vivono da soli, ma vuoi mettere il poterle condividere? Certo, è molto difficile arrivare ad un punto di intesa comune, ci vuole moltissimo lavoro, ma il risultato, quando è quello giusto, ti ripaga ampiamente. Ma in questo ambito le scelte musicali interpretative bisogna condividerle, e non raramente si arriva al litigio. La posizione ideale sarebbe di poter concertare tutto secondo la propria idea. Per quanto riguarda lo strumento pianoforte, diciamo che esiste un limite oggettivo, rappresentato dal fatto che non si può suonare sempre sul proprio strumento. Ogni pianoforte ha delle caratteristiche timbriche, quindi il mantenimento del suono, pesantezza della meccanica, intendo, eccetera. E quindi è molto difficile imparare a cambiare strumento velocemente. È un percorso che richiede un bel po' di tempo, diciamo. Insegnare è un'attività che mi è sempre piaciuta. Ho imparato da subito che nel dare si riceve tanto, in termini sia di emozioni che di cognizioni. È sempre un'avventura riuscire a scoprire quali sono le predisposizioni su cui poter far leva su un ragazzo, per poter tirar fuori le sue capacità musicali nascoste, con interventi che a volte sono di natura prettamente tecnica, altre volte ci si deve inoltrare sempre con delicatezza nell'insondabilità dell'animo. Ad esempio, di essere davanti ad un tipo psicologico introverso, timido, bloccato, e in tal caso si deve instillare in lui tanta fiducia. Anche trascinare l'immagine di sé in luoghi che la fantasia suggerisce. È come essere attori e diventare interpreti di un'emozione.
si crea tra allievo e insegnante è davvero speciale. Ci si conosce attraverso il percorso di studio molto profondamente e si crea un legame indissolubile. Nel suonare una composizione pianistica ho sempre fatto riferimento ora ad uno strumento, ora all'altro, chiare trasposizioni imprigionate in un unico strumento. Allora è cominciato lo studio per la direzione d'orchestra. Conoscere le grandi partiture, analizzare l'orchestrazione, è stato eccitante, ma l'eccitazione maggiore è venir travolti dalla valanga di suoni ed emozioni che ti arriva sul podio. L'intensità è così forte che i primi tempi pensi di essere sotto l'effetto di una sostanza stupefacente. Studiare una complessa partitura orchestrale ti avvantaggia anche nella comprensione più immediata di una partitura di musica da camera. Ho lavorato tanti anni in teatro, in produzioni televisive, ho fatto esperienze di vario genere di musica, ma questa è un'altra storia.